Salve ragazzi, allora, una partita da parte dei rossoneri, lo dico, non ci ho visto benissimo, però raga, ve la posso dire una cosa, rispetto a Pioli, già il centrocampo allora aveva i titolari solo nel secondo tempo alcuni, abbiamo giocato grosso modo senza titolari, solo con i panchinari e anche con le riserve delle riserve, cioè l'assist l'ha fatto Daniel Maldini che mo... Dovrebbe andare in prestito, dovrebbe andare via dal Milan al Monza. Vabbè, non era da... Vabbè, vabbè. Non voglio insistere. Comunque, ragazzi miei, calma. Ha giocato una partita il Milan con gol di Florenzi. Alla faccia di quelli che dicono, però Fonseca e Florenzi... Cazzate. Allora, comunque, dicevamo, beh, a parte l'assist di Maldini e il gol di Florenzi, devo dire la verità, un Milan non tanto bello, ma vi dirò, rispetto alle super cazzate che faceva la difesa di Pioli, loro erano molto più in forma rispetto a noi, quelli tra poco cominciano il campionato. Ah, e non hanno avuto giocatori all'europeo, al contrario di noi. Devo essere sincero, non sono soddisfatto, volevo vincere, ma pure se avessi vinto, cioè, la nostra vittoria non è paragonabile a quella dell'Inter o a quella del Napoli col Mantova o quello che era, sì, o con la Juve, mi sembra pure ha giocato, vabbè, con quelle, ma è anche vero che il Milan con il Rapid Vienna ha affrontato l'avversario più temibile tra queste piccole, in casa loro, cioè, insomma, capito, calma, lasciamo lavorare Fonseca, ve lo dico, non vinceremo le amichevoli City, Real e Barcellona, ma quelli sono squadroni, sì, però. Cardinale, pure tu, cioè ci fai fare tutte ste amichevoli con le big, ma che cazzo ce le fai a fare? Tanto parliamoci chiaro, non abbiamo speranze, ma pure se fossimo in stagione con tutti i titolari, non abbiamo speranze con quei cleboni, cioè il più debole è il Barcellona con Yamal. Oh sì, Yamal, cioè ma ci rendiamo conto con quel fenomeno, ma che cazzo... Cioè, non ne vinciamo una, ma perché in quel caso dico, non vi rapidi Vienna tranquilli, io sto parlando di quelle successive, non ne vinceremo una, ma perché? Le hai fatte amichevoli troppo complicate. L'anno scorso a malapena hai pareggiato con la Juve dopo essere andato in vantaggio due volte, cioè insomma fatti qualche domanda e basta con sti aerei, Maron. Allora, dicevamo, però la partita, levando la critica a Cardinale per l'America Tour, pensiamo alla partita, insomma, questa qui attuale. Allora, un Milan da 6 meno meno, nulla di più. Grande Florenzi, Chukwueze pure mi è piaciuto, però poveretto, non è riuscito a fare tanto Chukwueze. Mi aspettavo di più, mi aspettavo gol e assist da Chukwueze, però è anche vero che quel poveraccio si sta allenando assieme agli altri da 2 settimane, anzi, forse... Manco 2 settimane in realtà, cioè perché ci sono una settimana e sei, no, una settimana e 5 giorni, nulla di più. E siamo così. Beh, impegniamoci comunque nelle amichevoli, ve lo dico, impegniamoci almeno. Mo c'è Manchester City Milan, scommettiamo 5 polpette, no dai scherzavo, beh mica dai. Allora, per il resto, allora ragazzi, il resto della partita, scusate se muovo in continuazione la telecamera. Non mi pare un Milan proprio pessimo, però bisogna fare di più. Bisogna fare di più a livello di mercato, a livello di testa, però con Fonseca la squadra sta andando bene. Ormai sono così, stavo per dire Violi, sono così abituato a lui ormai che... Però con Fonseca la squadra sta andando... Ricordate un video in cui ho detto Fonseca, Milan, mi dimetto da milanista. Non sono ancora del tutto tornato, comunque sto facendo un video come vedete un po' più distaccato, poco poco, perché comunque la passione c'è sempre, però non è così alta, I rapporti fra me e il Milan si sono fatti un po' tesi, però comunque se la squadra prende i giocatori, prende insomma i giocatori che deve prendere, Fofana, Pavlovic e chi ci sta, forse... Fulkrug, se prende questi tre il Milan è da scudetto perché tu hai solo Morata e Jovic. Togli Jovic e metti Fulkrug. Morata, Fulkrug, ha voglia che squadra che ti fai in attacco perché Chukwueze, Leao, Okafor, Pulisic, Morata e ma pure questo qua sono nomi da Milan. Sono tanta roba. Fulkrug, anche perché Depay lo sappiamo tutti che non lo prenderemo mai. Fa pure rima. Anche se a me Depay Morata mi sarebbe piaciuto, ma va bene, d'accordo, d'accordo. Allora, Morata Depay ho detto, sì, vabbè. Comunque, tornando alla partita, scusatemi, volevo dire alla difesa, Pavlovic ci serve perché in effetti Kalulu ora è in fuori forma, ma Fonseca può rianimare Kalulu, si è visto con Chukwueze che ha fatto un gran bel lavoro con lui, cioè Samuel Chukwueze, un bel giocatore da Milan, che è stato comunque... allenato da un allenatore come Pioli che non è un vero allenatore, invece con Fonseca potrebbe essere una bella cosa perché Fonseca è uno che l'idea di calcio ce l'ha ed è anche discreta, ad essere sincero, non è un brutto allenatore Fonseca, però
Il problema è che occorre per me, secondo me anche in partita non l'ho visto proprio brillantissimo, l'ho visto che era concentrato, ma non era al 100% della sua concentrazione. Però, ripetiamo, è solo la prima amichevole, quindi non vi preoccupate, non andate in piedi al panico, tranquilli. Il Milan migliorerà, tranquilli. Ora però miglioriamo la squadra. Obiettivi principali, Fofana, Pavlovic e l'attaccante punta, io direi Fulkrug. Obiettivi che possono aspettare: Samardic e la vendita di uno dei big, beh non big, cioè nel senso Benacer o Adli, insomma uno del centrocampo. E gli altri devono andarsene assolutamente, quelli là che ho detto che non sono bene, no, se le Makers, sì, Ballotore, Origi, questi se ne devono andare, punto. Non esistono storie. Bene ragazzi, arrivederci, ci vediamo alla partita City-Milan. Comunque commenterò anche le altre amichevoli, tranquilli, un abbraccio.